È merito del Movimento se in questi 3 mesi un ministro si è dovuto dimettere perché non ha pagato le tasse. Idem, la prossima volta ricordatelo. È merito del Movimento aver rivelato l'incompetenza di Angelina Alfano. Io non c'ero, io non sapevo, io non capivo sul caso Shalabayeva. È merito nostro se per la prima volta un soggetto politico ha rinunciato a 42 milioni di finanziamento pubblico ai partiti. Ed è merito del Movimento e degli eletti del Movimento se sono stati restituiti 1.569.000 euro ai cittadini ed è la prima volta che è capitato nella storia della Repubblica, la prima volta. È merito nostro se i partiti non hanno più arraffato 1 milione di euro per i loro archivi. È colpa loro se gli italiani unici in Europa non hanno un reddito minimo di cittadinanza. È colpa loro se le aziende non possono assumere giovani neolaureati, giovani dai 18 ai 29 anni, perché hanno un trattamento fiscale assolutamente inadeguato. È colpa loro se permettiamo ad aziende di avere soldi pubblici e poi delocalizzare trasferendo altrove le attività. È colpa loro se dall'anno prossimo non si investirà più un euro sulle rinnovabili. È colpa loro se abbiamo regalato 2 miliardi di euro ai concessionari delle slot machine. È colpa loro se voteremo con il Porcellum perché hanno votato contro la mozione Giachetti. È colpa loro se sugli F-35 spenderemo tanti e tanti soldi che avremmo potuto destinare all'occupazione, ai nostri ragazzi e al lavoro. È colpa loro se il Parlamento è schiavo del governo, visto che facciamo semplicemente un lavoro di conversione di decreti legge. È colpa loro se vogliono cambiare la Costituzione fregandosene delle regole e dimenticandosi dell'articolo 138. È colpa loro se anche Telecom la stiamo svendendo e addirittura agli spagnoli. Un tempo ci si diceva che la Spagna stava peggio che noi, però adesso è finita, adesso sta finendo il loro tempo, riprendiamoci il nostro presente, riprendiamoci il futuro. Vinciamo noi.